In questo video mettiamo alla prova e vi mostriamo come funziona l'app Lookout di Google, un'app pensata per aiutare le persone con disabilità visive. Se avete uno smartphone con sistema operativo Android 6.0 o successivo, potete scaricare e installare l'app passando per il Play Store di Google. Facciamo un po' di spazio e passiamo alla prova. Sblocchiamo quindi lo smartphone e lanciamo l'app. L'app ha 5 modalità operative: lettura rapida, etichette prodotti alimentari, esplorazione, scansione documenti e valuta. Nella modalità lettura rapida, l'app tenta di identificare qualunque testo presente nell'inquadratura della fotocamera e ne legge il contenuto. Facciamo un esempio con un libro e visto che siamo in un periodo di pandemia, perché non utilizzare un libro a tema? Proviamo a leggere una parte di testo presente sulla copertina del libro. Si candida a essere l'emergenza sanitaria più importante della nostra epoca. Ci svela la complessità del mondo che abitiamo, delle sue logiche sociali, politiche, economiche, interpersonali e psichiche. Insomma, Ciò che come stiamo. vedete, l'app riesce a riconoscere il testo presente nell'inquadratura e lo legge anche in modo piuttosto buono. La modalità valuta permette di identificare le banconote cartacee, le monete non sono ancora supportate. Al momento funziona solo con i dollari statunitensi, ma Google allargherà il supporto a molte altre valute. Facciamo un esempio e proviamo a riconoscere un paio di banconote in dollari americani. Abbiamo una banconota da 1 dollaro e una banconota da 10 dollari. Sblocchiamo quindi il telefono, attiviamo l'app. Nella modalità valuta vedete che vi verrà segnalato che al momento il riconoscimento è impostato su dollari statunitensi e proviamo a riconoscere qualche cosa. Ecco, Banconota da 1 dollaro. Banconota da 10 dollari. Banconota da 10 dollari. come vedete, l'applicazione Lookout in modalità valuta è in grado di riconoscere in modo rapido le banconote di dollari statunitensi. In modalità esplorazione, l'app cerca di identificare tutti gli oggetti presenti nell'inquadratura della fotocamera dello smartphone e fornisce un elenco di tutto ciò che riesce a riconoscere. Facciamo un esempio con un orologio. Sblocchiamo il telefono, avviamo l'app Lookout in modalità esplorazione, che al momento è ancora in versione beta, inquadriamo il nostro oggetto. Orologio, orologio con testo 1, 6,90, testo 93, luce Come scarsa. vedete, l'app è riuscita a riconoscere l'oggetto, poi, vedendo il testo del quadrante, comincia la lettura di eventuale testo presente nell'inquadratura. Nella modalità etichetta prodotti alimentari, l'app legge il codice a barre presente sulla confezione di un alimento e, qualora questo codice sia presente nel database dei prodotti riconoscibili, pronuncia il nome del prodotto. Al primo avvio, l'app richiede il download di dati aggiuntivi, ovvero del database dei prodotti riconoscibili. Questo database permette l'uso dell'app anche in modalità offline e quindi anche al di fuori della copertura della rete cellulare. Facciamo un esempio, inquadriamo il codice a barre di questo prodotto e lasciamo che lo smartphone ci dica di che cosa si tratta. Sblocchiamo lo smartphone. Luce scarsa. L'app è in modalità etichetta prodotti alimentari. Nessun prodotto visibile. Luce Cerchiamo scarsa. l'etichetta. Nessun prodotto visibile. Inquadriamo l'etichetta. Rigoni di Asiago nocciolata senza latte 270 Come vedete, l'app è riuscita a riconoscere in modo corretto il prodotto da noi selezionato.